Il Comune di Verona ha allestito a Palazzo Forti una mostra di 92 opere inedite dell'artista feltrino Tancredi Parmegiani. Si tratta di dipinti appartenenti al periodo compreso tra il 1950 e il 1955 e di proprietà della famiglia Arduini di Venezia. Con questa mostra il Comune di Verona offre un contributo straordinario all'approfondimento del breve e bruciante itinerario creativo dell'artista feltrino. Nell'introduzione al catalogo, Gabriella Belli, responsabile della sezione di arte contemporanea del Museo Provinciale di Trento, scrive infatti: questa preziosa serie di dipinti di Tancredi consente di approfondire il discorso formativo del pittore, di verificarne i metodi, le inclinazioni, i fondamenti delle idee e dei segni stessi, della natura di questo grande e infelice creatore per il quale parole come ricerca, indagine e tendenza non furono mai preclusive di esiti espressivi straordinari, perché soltanto e soprattutto per questi esiti egli dipingeva con totalizzante passione. Data la sua tragica quanto repentina fine, Tancredi nacque a Feltre il 25 settembre del 27 e morì suicida nelle acque del Tevere il 27 settembre del 1964. Molti non ricordano più la gioia che la pittura di Tancredi rivela in ogni suo passaggio, in ogni suo accordo, e forse non ricordano quanto egli scrisse nel 1956 in una delle più brucianti pagine del suo diario. Ritengo che la pittura sia appena nata. Credo in un futuro fatto di equilibrio, in un artista che sia uomo puro, capace di tutti i tipi di emozioni. Per fare della pittura bisogna amare la natura. Credo che un quadro debba fare altrettanto natura quanto lo è una foglia. Le opere che appartengono a questo periodo si configurano come espressioni di quella poetica che realizza il concetto dello spazio come problema della conoscenza in relazione al tempo, e lo spazio cosmico rifiuta le limitazioni, le circoscrizioni, le chiusure e le interruzioni di flusso. A proposito del tema natura-spazio, nel quale rientrano le opere esposte, tra le carte di Tancredi troviamo queste note. Se si disegna un albero, quello che c'è attorno è spazio. Per dipingerlo quindi bisogna dipingerci attorno il cielo. Se si disegna un punto, quello che c'è attorno è spazio. Quello che si pensa sia dietro è spazio. Quello che si pensa sia davanti anche. Perché non costruire dunque qualcosa partendo dallo spazio, considerando che anche la Terra ha attorno spazio? Quando dipingo o disegno parto prima da segni determinanti un'idea dello spazio universale. Da questo segno nasce una forma. Questa forma è nata dallo spazio, dall'universo. Questa forma può ricordare una cosa, un sentimento, una figura sentimento, un avvenimento nello spazio dunque, al quale spazio l'uomo partecipa, al quale io, testimone, do un'interpretazione che è determinata dalla condizione in cui vivo. Se c'è il sole, oggettivo sole. Se c'è foglia, oggettivo foglia. Se c'è pazzia, oggettivo pazzia. Dio prese un po' di terra e fece l'uomo. Io sono un uomo, prendo un po' di spazio e ne faccio quello che mi capita.
se Dio è meraviglioso, imitarlo è bene. Se Dio si è servito della terra, perché la terra non dovrebbe servirsi di Dio? Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo. La leva c'è senz'altro, ed anche il punto d'appoggio, bisogna solo usarla. Ma usarla per una sola ragione, l'uomo. Penso che nei miei quadri si veda che lo spazio è curvo. Ho impiegato una forma molto semplice per controllare lo spazio, il puntino. Il punto è l'elemento geometrico meno misurabile che ci sia, ma il più immediato da ideare. Qualunque punto realizzato formalmente è geometria, qualunque forma relativa alle dimensioni del mio quadro ha per legge il vuoto da tutte le parti. Ho trovato un termine relativo, illusivo di spazio. Il punto, in quanto è il più piccolo spazio mentalmente considerato. Mondrian costringeva la natura nel suo termine, il quadrato. Io posso far diventare il mio termine natura con l'ausilio dell'automatico personale. Dal punto io parto attraverso grafie e colori istintivi per la conquista di nuove immagini di natura. Questo ormai famoso puntino, sottolinea Giorgio Cortenova, in realtà non rimane tale, ma si trasforma in graffio, segni svirgolati o lettera monca, secondo una sorta di ritmo nervoso e di ricerca inesauribile di luce. Negli anni rappresentati nei cicli dei dipinti di questa collezione, Tancredi andava definendo le prospettive più avanzate della sua ricerca espressiva. Le opere del 51, scrive Toni Toniato, si rivelano fermentanti di tumultuosi avvolgimenti lineari, vitalmente magmatici, di veloci scorribande gestuali sulla superficie a formare un tessuto denso, gremito di tratteggi, cancellature, slanci vorticosi. Quelle del 1952-53 sono animate da uno sfarfallio brillante di puntiformi cangianti cromie, di atomi germinativi. Sempre nel 53, quella scrittura assume in certi casi una mobilissima grafia per figurare eleganti tessiture modulari sulla base di riquadri variati per misure e colori. Segni ondulati, svolazzi calligrafici tramano orditi di sapiente automatismo. Thank you.
L'attenzione dell'artista è comunque sempre presente. Mai nulla è affidato alla casualità, perché anche la liberazione di una pulsionalità trova in Tancredi la via della strutturazione dell'armonico equilibrio tra automatismo irrazionale e geometrica razionalità. Tutto questo è confermato dalla vista delle opere che costituiscono quasi un unico dipinto pronto a srotolarsi davanti ai nostri occhi, a cambiare continuamente, a vivere una dinamica di sdoppiamenti, rifrazioni, esplosioni o invece di rallentamenti e di coaguli, scrive Renato Barilli, quasi uno spettacolo di fuochi artificiali che scorre in tempi diversi, ora descrivendo volute lente circospette, ora sfrangiandosi in una miriade di gocce di fuoco, mutando chiave cromatica, bruciando in pochi istanti enormi energie, ma così raggiungendo una rara felicità, anche se effimera, e ben presto incenerita.